Sicurezza sul lavoro e il ruolo dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni. Questo è il titolo dell'incontro organizzato dagli ecologisti democratici del Molise. Un tema importante quanto mai attuale che in un periodo di crisi economica potrebbe rischiare di penalizzare ancora di più una dimensione di precarietà sempre più diffusa. L'acutizzarsi della crisi economica, la diminuzione dell'occupazione, l'intensificarsi del fenomeno della precarizzazione del lavoro nero, drammatizzano i problemi della sicurezza sul lavoro. Ci sono problemi di alternativa di rivendicazione dei lavoratori, maggiore sicurezza, maggiore salario, occupazione. Bisogna uscire da questo dilemma. Il problema è di avere un lavoro che non sia costellato da pericoli per la salute e per l'integrità fisica dei lavoratori. Informazione e prevenzione dunque le parole d'ordine anche nel comparto dell'agricoltura, nonostante in questi anni, al pari di una diminuzione di addetti nel settore, si sia assistito a un sensibile calo degli infortuni, anche se proprio in materia ci sono ancora differenze tra il coltivatore diretto e gli imprenditori agricoli. L'agricoltura, in modo anomalo credo, non ha la copertura al 100% ai fini INAIL. Difatti c'è una distinzione tra l'imprenditore agricolo, colui il quale gestisce una azienda, e il coltivatore diretto, che è colui il quale lavora abitualmente nell'azienda. Mentre l'imprenditore agricolo non ha la copertura ai fini INAIL, il coltivatore diretto sì, però effettivamente anche l'imprenditore agricolo può essere esposto a quelli che possono essere i rischi in agricoltura, perché visita e vive comunque l'azienda pur non lavorandovi direttamente, ma sicuramente indirizzando i propri lavoratori, i propri condotiersisti nelle attività. Quindi il rischio di impresa c'è, ma la copertura INAIL non ce l'ha e quindi deve ricorrere obbligatoriamente, per tutelare la propria persona, quindi anche i propri familiari, a una copertura esterna assicurativa privata. È necessaria una consapevolezza del ruolo e anche dell'attività che il titolare dell'impresa e quindi l'imprenditore agricolo svolge.